domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone, la domenica calcistica di TV6, Serie C e Serie D, seppur in parte il piatto forte di questa giornata, di questa domenica di San Valentino, con in Lega Pro la sconfitta maturata, terminata da poco, del Teramo al Pinto di Caserta, 2-0. Per la casertana, i biancorossi che chiudono addirittura in 9 uomini trafitti da Cuppone e Turchetta nella ripresa, nel Teramo espulsi Vitturini e Piacentini. Ovviamente ne parleremo nella prima parte, ma questa è stata anche la giornata del primo allenamento di Gianluca Grassadonia come nuovo tecnico del Pescara, dopo la sconfitta del Pescara ieri contro il Venezia, l'esonero di Breda ufficializzato questa mattina. Così come ufficializzato questa mattina l'arrivo di Gianluca Grassadonia, che avrà Sansovini e Campagnaro al suo fianco per una rincorsa che ha del miracoloso. In Serie D tante partite rinviate, non bastava il Covid, ci si è messo anche il maltempo, rinviate le gare del Pineto, che doveva giocare a Campobasso, del Notaresco, che avrebbe dovuto giocare contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio in casa. E allora sono due le partite che vedremo, lo scontro tutto abruzzese tra Castelnuovo e Giulianova, vittoria nettissima del Castelnuovo 5-1 contro i giallorossi di Leonardo Pinetto, che venivano da un recupero vinto importantissimo in settimana a Monte Giorgio. Nell'altra sfida non stupisce neanche più la Vastese di D'Addario, che continua davvero una rincorsa che ha del clamoroso, batte anche la Recanatese di Federico Giampaolo e vola 24 punti in classifica. Parleremo di questo insieme ai nostri ospiti, che si alterneranno un po' in piattaforma, un po' fisicamente, con voi qualora lo vogliate, al 392-623-7060. Ovviamente nella prima parte vi faremo ascoltare, appena sarà disponibile, la sala stampa del Pinto, dove tra poco si siederà Massimo Paci, con il Teramo che peraltro mercoledì avrà il turno infrasettimanale in casa contro il Potenza. Questa di fatto è la prima sconfitta nel girone di ritorno per la formazione biancorossa, ma possiamo dirlo, è un periodo no per il diavolo. Vediamo però, siccome si giocava anche in Serie B questo pomeriggio, vediamo come si è completato il turno. Perché oggi c'era una sfida che riguardava il Pescara, quella tra Reggiana ed Ascoli. L'ha vinta la Reggiana 1-0, gol dell'ex della partita, Ardemagni. E dunque i Granata che vincono di misura, il Brescia 1-0 contro il Chievo Verona. Il posticipo sarà quello tra Cosenza e Regina. Anche questa partita che si giocherà domani sera, una gara che vale molto in chiave salvezza. E mentre vediamo la classifica con il Pescara all'ultimo posto, io ne approfitto per ricordarvi innanzitutto l'appuntamento di domani sera da non perdere con Replay. Questa è la graduatoria, vedete, posizione sempre più complicata del Pescara all'ultimo posto con la Virtus Entel. E ne approfitto per salutare in redazione Andrea Costantini, che vi ha tenuto compagnia oggi e che ovviamente ciao, domani sera ritroveremo. Ciao Andrea. Buonasera. E ciao, che domani sera sarà ospite ovviamente di Enrico Rocchi con Replay, perché questo è stato, Andrea, un giorno importante, primo allenamento per Gianluca Grassadonia, chiamato ad un'impresa che ho definito quasi una mission impossible. Vedremo se ce la farà, la situazione è complicata davvero. Sì, poi insomma dopo la sconfitta di ieri attendevamo questo ribaltone, si è consumato di fatto già ieri sera con l'accordo trovato tra il Pescara e Grassadonia, poi le ufficializzazioni sono arrivate questa mattina, prima la comunicazione dell'esonero di Roberto Breda e poi il comunicato con l'annuncio di Grassadonia nuovo allenatore del Pescara, anche una rimodulazione dello staff, perché chiaramente vanno via anche i collaboratori di Breda, Meridona e Matarangolo, ed entrano in prima squadra, nella collaborazione tecnica della prima squadra, due bandiere, il
sindaco Marco Sansovini e il toro Ugo Campagnaro. Resta vice allenatore Felice Mancini e appunto Grassadonia è il nuovo capo allenatore, ha sostenuto, ha diretto la prima seduta di allenamento proprio questo pomeriggio al Poggio su uno dei campi in sintetico e come hai detto tu sarà una impresa quasi eroica, miracolosa, portare alla salvezza il Pescara. Tra l'altro Lentella ha perso, quindi resta l'ultimo posto pari merito con il Pescara. Bel salto in avanti della Reggiana che pone fine al magic moment dell'Ascoli, però era uno sconto diretto, l'Ascoli si ferma ma la Reggiana fa un bel balzo in avanti con il rigore dell'ex di Ardemagni, Ascoli che ha giocato più di un tempo in 10 uomini. Per quanto riguarda la Serie C con cui apriremo, vediamo i risultati perché poi vado a salutare la nostra Ania che è in collegamento via Skype. Catania Virtus Francavilla 1-0, Foggia Catanzaro 0-2, Palermo Bisceglie 3-1, rinviata a Potenza Ternana. Peraltro il Potenza sarà il prossimo avversario del Teramo mercoledì allo stadio Bonolis. Viterbese Cavese 1-0, Juve Stabia Avellino 0-1, con l'Avellino che si prende il secondo posto, Paganese Vibonese 2-1, Casertana Teramo 2-0, Monopoli Turris 3-1. Vediamo la classifica di questo raggruppamento, il raggruppamento meridionale, la Ternana che prende il volo 56 pur non giocando mantiene 12 punti di vantaggio sulla seconda, che adesso è l'Avellino, non più il Bari, che ha cambiato allenatore, c'è Massimo Carrera, c'è anche Gianluca Colonnello nel suo staff, via Uteri, via Romairone, rivoluzione in casa Bari, 38 per il Catanzaro, 37 per il Catania, 36 per il Foggia, 34 per il Teramo, 30 punti per Casertana, Palermo, Juve Stabia, 28 per Virtus Francavilla, Viterbese e Turris, 24 per il Monopoli, 22 per la Paganese, 22 per la Vibonese, 18 per la Paganese, 17 Potenza e Bisceglie, 16 la Cavese. Diamo la buona serata ad Ania Cantagalli. Ciao Ania! Ciao, buonasera a voi. Tra poco da te per fare una prima valutazione in attesa di sentire le voci dalla pancia dello stadio Pinto di Caserta. Innanzitutto possiamo dire una cosa, secondo tempo la palla l'abbiamo vista e non l'abbiamo vista, perché una nevicata incredibile a Caserta. Io ho anche chiesto, devo dire la verità, quanti metri di altezza si trovasse Caserta, perché pensavo che fosse abbastanza bassa, invece nevicava come in montagna. Sì, esatto, dopo quella bufera all'inizio secondo tempo non solo si è fatto fatica a vedere il pallone, ma insomma anche la manovra ne ha un po' risentito. In generale comunque sulla prestazione del Teramo pesano i due rossi arrivati in momenti diversi, perché il Teramo comunque ha chiuso in 9 uomini. Il primo, quello di Vitturini a fine primo tempo, una doppia ammonizione, quando anche poco prima Vitturini per un altro fallo aveva rischiato di prendere un secondo giallo, e poi quello di Piacentini per un brutto fallo davvero su Matese, che insomma poi ha costretto il Teramo a chiudere in nove uomini. Questi gli episodi più importanti al termine comunque di una gara in cui il primo tempo era stato giocato secondo me a viso aperto dalle due squadre. La Casertana magari è stata un po' imprecisa negli ultimi 20 metri, ma il possesso del Teramo, il Teramo dall'altra parte ha avuto più occasioni, soprattutto da fuori, dalla distanza, una volta con Bombaggi, una volta con Arrigoni che ci aveva provato inizialmente. Poi questa incomprensione tra Costa Ferreira, sì, e Lewandowski, perché l'espulsione di Vitturini ha fatto sì che Paci spostasse Costa Ferreira di nuovo in difesa, ha di fatto servito un pallone al bacio per Cuppo, una volta che in quell'occasione non ha sbagliato, aveva invece sbagliato in altre due occasioni in precedenza. Questo invece è il gol di Turchetta nel recupero al 48esimo, quando ormai la gara stava comunque dicendo poco. Il Teramo ci ha provato nel secondo tempo con un bel calcio di punizione calciato da Bombaggi, comunque centrale, che Avella era riuscito ad alzare. Ci aveva provato anche Birligea con un tiro in area murato, in quel caso è stata brava comunque la ripetana a coprire su un'occasione potenziale interessante per il Teramo. Ci ha provato anche sul finire della ripresa il Teramo con un calcio di punizione guadagnato dal limite proprio da Birligea e calciato male secondo me da Arrigoni, che ha preso il pallone da Santoro, che invece avrebbe voluto battere quel calcio di punizione. Secondo me Santoro oggi è stato di nuovo il migliore in campo del Teramo, al pari di Lewandowski, che forse però ha sulle spalle il concorso di colpa con
Ferreira, perché almeno per come l'abbiamo vista io, per come l'ho vista io dall'esterno, Costa Ferreira fa quel retropassaggio, Lewandowski forse non se lo aspetta, perché è praticamente tra i pali e Cuppone ne approfitta e segna il gol dell'1-0 della Casertana. Santoro è stato il migliore del Teramo secondo me, manca sempre qualcosa lì davanti al Teramo, perché anche in una gara in cui riesce a creare qualcosina in più contro la difesa del girone, non riesce comunque a segnare. Eh sì, tra poco ascolteremo Paci e Costa Ferreira, però prima di ascoltarli volevo chiederti, Teramo ingiustificatamente nervoso? Sì, parecchio. Secondo me questo nervosismo si è esplicitato proprio in quei falli commessi, tra l'altro in zona del campo in cui non serviva commettere fallo, mi riferisco ai due rossi, sia quello di Vitturini per il doppio giallo e sia quello di Piacentini, praticamente nella stessa zona di campo, vicino alla linea del fallo laterale, in corrispondenza del cerchio di centrocampo. Vitturini ha un peccato originale importante, perché era stato per l'appunto graziato poco prima, va a commettere un fallo sciocco su un avversario e il secondo giallo è stata la diretta conseguenza. Piacentini, poco prima ricordo una protesta per Chiermateng che finisce in area, probabilmente sull'onda dell'emotività Piacentini fa questo fallo su Matese, pericoloso tra l'altro per il giocatore avversario secondo me, e guadagna il rosso diretto. Quindi allora, Piacentini domenica aveva rischiato contro il Monopoli con lo stesso fallo, nella stessa zona di campo, con la stessa dinamica. E noi in commento di Teramo Monopoli avevamo detto questo di Piacentini, più che giallo è arancione, l'avevo detto io, tendente al rosso. Ha fatto lo stesso fallo nella stessa zona di campo, con la stessa dinamica. E perdonatemi, rosso sacrosanto, perché non si può entrare in quella maniera. Sì, aveva fatto un po' le prove generali contro il Monopoli, purtroppo mi viene a fare questa battuta. Comunque sì, è un nervosismo che si palesa, che si manifesta per un risultato che sta andando male a Caserta, per una scarsa vena realizzativa che si è confermata anche oggi. Fatto sta che in 13 gare il Teramo ne ha vinte soltanto una, ovvero quella contro il Bari. Ed è chiaro che ed è un elemento da continuare a tenere in considerazione, cominciano a essere punti importanti che pesano in ottica classifica per il Teramo, è comunque un indice di un qualcosa che non va. Ti interrompo perché c'è 5-2, c'è qualcosa che non va nella manovra. Ti interrompo perché c'è Costa Ferreira dal Pinto di Caserta, lo ascoltiamo. Quando Walter. Ok, non è ancora probabilmente pronto Pedro Costa Ferreira, lo ascoltiamo magari tra poco appena inizia a parlare. Andrea, in 20 secondi ci descrivi, ci fai la fotografia della partita? Beh, a me il Teramo è piaciuto più dopo il gol subito, quindi in 10 uomini con il gol subito. Ok, intanto possiamo cominciare. Giubi, sentiamo Pedro, poi va Jacopo e poi Walter. Dire, Marco? Sì, puoi andare, puoi procedere. Sì. Allora, ciao Pedro. Allora, vogliamo analizzare insieme questa sconfitta. Un Teramo che ha pagato gli errori difensivi, un Teramo che oggi mi è sembrato un po' distratto, per non dire poco concentrato. No, non sono d'accordo, perché ora stiamo parlando di un 2-0 assolutamente meritato, con tanti episodi a sfavore, soprattutto questa sconfitta è dovuta al mio errore, soprattutto al mio retropassaggio, per cui l'abbiamo perso, se no staremmo a parlare di una ben altra partita, perché nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, nel secondo poi in 10 abbiamo reagito, abbiamo lottato su ogni pallone dopo il mio errore, e quindi non ho nulla da rimproverare ai ragazzi.
Ciao Pedro, benvenuto in diretta con l'Abruzzo nel pallone. Io ti chiedo molto più magari nel dettaglio che cosa è successo su sull'azione del primo gol, su quel retropassaggio. Solo il terreno di gioco, c'è stata anche una piccola incomprensione da te e Lewandowski? No, avrei dovuto leggere prima quella situazione e vedere che non era possibile giocare a calcio perché la palla si fermava e quindi siccome non ce l'ho nelle corde di buttare sempre via la palla, allora giustamente per giocare col portiere gli ho dato un po' troppo debole la palla e ho fatto uno sbaglio clamoroso e la squadra comunque poi ha reagito abbiamo avuto anche un calcio di rigore a favore, però l'arbitro non ha visto, quindi abbiamo fatto il massimo possibile. Pedro, mi scuso perché io sono entrato solo adesso, non ho ascoltato i commenti precedenti. Presumo ovviamente che si sia parlato di una gara nella quale il Teramo ha dato veramente il 100%, su questo oggi credo non ci siano dubbi. Peccato però per tanto stupido nervosismo, no? Ammonizioni banalissime che condizionano soprattutto i difensori. Noi abbiamo beccato due ammonizioni nei primi 15 minuti, poi l'espulsione che ci stava e la partita che è compromessa. Cioè in queste situazioni poi è difficile rimetterla in piedi se prendi anche un gol così. Ma sì, ecco, se prendi un gol così sì, ti spezza la partita, perché assolutamente dal mio sbaglio poi è difficile riprendere questa partita, soprattutto se sei in 10. Le espulsioni possono capitare nel calcio, purtroppo lo sbaglio mio non deve capitare, soprattutto a me magari che ho un po' di più di esperienza, non può capitare. Mi scuso con i miei compagni, con tutti quanti, perché non me lo sarei mai aspettato di fare un errore del genere. Mi servirà da lezione sicuramente. Ecco, Costa Ferrera, ora questo tocca a me, sì. Questo risultato cosa cambia per voi nel vostro percorso? Non cambierà niente, continueremo a fare le nostre partite, le nostre prestazioni, come le abbiamo fatte anche oggi sicuramente. Con un po' più di attenzione, con un po' più di testa, con meno nervosismo, come avete detto voi, che poi non era nervosismo, però l'arbitro lasciamo perdere oggi, non voglio parlare perché sennò avrei da trovare alibi, non voglio trovare alibi, quindi dobbiamo proseguire su questa strada e basta. Pedro, la sensazione è stata che ad un certo punto il Teramo, sebbene in inferiorità numerica nella ripresa dopo aver subito gol, abbia avuto però la forza, l'orgoglio di provare, abbia giocato meglio nel secondo tempo di quanto non abbia fatto nel primo in 11 contro 11. Come mai questa situazione è un po' paradossale? Penso che sia venuto fuori una grossa personalità anche a questa squadra, perché questa squadra nei momenti difficili tira fuori un qualcosa di più che ha sempre dimostrato in tutte le altre partite, come quella col Bari e adesso in tante altre, ma è stato sempre così il nostro cammino, il nostro percorso. Quando ci troviamo in difficoltà abbiamo sempre ancora di più il 100%, quindi devo solo fare i complimenti anche con la inferiorità numerica, col mio sbaglio che ha portato l'1-0, hanno reagito molto, molto bene i ragazzi. Pedro, paradossalmente si può prendere qualcosa di buono in una giornata che non ti dà niente rispetto ad un pareggio come quello con il Monopoli. Cioè, tu ritieni che questa squadra abbia dimostrato di essere squadra oggi nella sconfitta più di ieri nel pareggio? No, io penso che questa ha dimostrato sempre di essere una squadra, però nei momenti difficili, appunto come hai detto tu, col Monopoli, nel momento difficile siamo entrati nel secondo tempo ancora più affamati. Oggi, rimanendo in 10, col mio errore abbiamo dimostrato che potevamo pareggiare questa partita, quindi è una squadra che ha personalità, che reagisce sempre ai problemi, che non trova mai le scuse, non trova mai alibi e va avanti per la sua strada. Poi sicuramente dovremmo essere molto più esperti, più furbi, più intelligenti. Certe volte manchiamo di inesperienza in tanti frangenti della gara, però questo sono altri fattori che da analizzare. Ecco, io... L'ultimissima per quanto mi riguarda, si torna subito in campo meglio mercoledì contro il Potenza. Sì, mercoledì è una gara importante perché ci vogliamo subito rifare da questa sconfitta immeritata. Sicuramente entreremo in campo ancora più affamati rispetto a oggi, ancora con più grinta.
e spero anche con più testa. Ecco Costa, io volevo chiederti un'ultima cosa, quanto ha inciso la prima espulsione? Un Teramo che aveva cominciato anche bene la gara perché con tentativi dalla distanza si era anche reso pericoloso nel primo tempo, ma l'espulsione, il secondo giallo a Piacentini, anche il primo è stato generoso, il secondo forse c'era, ma quanto ha inciso sull'andamento della gara questa prima espulsione? No, nell'andamento della gara penso poco, perché alla fine siamo rimasti comunque in partita, cioè c'eravamo su tutti i palloni, non davamo mai la sensazione di soffrire. Quello che ci ha ammazzato è stato il mio retropassaggio, il mio errore, lì ci ha tagliato un po' le gambe, rimanendo i 10 con questo sbaglio così ammazzerebbe qualsiasi squadra. Noi abbiamo cercato di reagire, abbiamo cercato di tirare fuori il massimo, però purtroppo non è manco bastato quello, quindi... E possiamo rientrare per commentare le parole di Costa Ferreira, ringraziandolo, ovviamente ringraziando l'ufficio stampa del Teramo, Marco De Antonis, Fabio Gatta, insomma tutto lo staff biancorosso che è al Pinto di Caserta e non solo, per metterci a disposizione Costa Ferreira. Tra poco si siederà anche Massimo Paci. La cosa che è molto bella, se vogliamo, non cambia tantissimo, lo chiedo ad Ania, è che Pedro Costa Ferreira, da giocatore di esperienza, si è preso praticamente tutta la responsabilità, ha detto non c'entra niente l'espulsione, noi abbiamo perso perché il mio errore ha indirizzato la partita. Secondo me è un po' troppo critico verso se stesso, perché poi in realtà il primo tempo Teramo ha sofferto e si è salvato più di una volta. Sì, sono d'accordo, è un po' un metterci la faccia di Costa Ferreira, perché è andato Costa Ferreira in sala stampa a parlare, si è preso magari una colpa superiore rispetto a quella che a me è un giocatore di esperienza, un giocatore con un curriculum importante, e fa bene a metterci la faccia lui anche in rappresentanza, insomma, magari di altri compagni con cui invece condividere tra virgolette la colpa sportiva, insomma, di questa sconfitta. È un gesto che mi posso aspettare da un giocatore esperto, che comunque anche sul campo si prende le responsabilità. È stato spesso spiegato Costa Ferreira, ma altrettanto spesso comunque ha inciso in positivo per alcune realizzazioni del Teramo, soprattutto sotto forma di assist. Prendersela con lui è molto facile, prendersela con Vittorini è altrettanto facile, prendersela con Piacentini è altrettanto facile. Ripeto, i mali, tra virgolette, del Teramo sono altri. Oh, ma ci chiedono, non è il primo, il rigore su Chiere Mateng, ci scrivono che è nettissimo. Voi siete dello stesso avviso, Andrea, Ania? Guarda, io l'ho visto una volta sola in presa diretta, è una situazione chiaramente interpretabile. Lui ha uno spunto, riesce a sorprendere sia il portiere in uscita sia il difensore, però non mi pare che difensore e portiere facciano dei gesti per recare danno a Chiere Mateng, che sbuca all'improvviso, riesce in qualche modo a toccare il pallone e poi va giù. Non so, francamente, io vorrei rivedere un po' meglio quella dinamica, che in presa diretta era abbastanza borderline. Ania, te che sensazione hai avuto? Io peraltro lo vorrei anche selezionare, ma non ricordo il minuto. Se magari qualcuno da casa si ricorda il minuto, gli diamo un premio questa poco sera. Poco prima dell'espulsione di Piacentini, che dovrebbe essere arrivata all'83esimo, al 38esimo. Esatto. Al 38esimo della ripresa, va bene, indicazione per i nostri 82. Tecnici, 38esimo della ripresa, un fallo probabile su Chiere Mateng, attaccante del Teramo nell'area della Casertana. Te che sensazione hai avuto? È stata un'azione un po' confusa, diciamo che nella confusione Chiere Mateng è finito a terra, e secondo me il direttore di gara ci ha capito alla fine ben poco, quindi non si è... Vuoi defischiare nulla, però sono d'accordo con Andrea, non mi sembra, almeno di aver visto così nell'unico replay, insomma, che velocemente ho avuto modo di vedere,
un'azione clamorosa da calcio di rigore, però poi magari rivedendolo meglio potremmo anche tornare sui nostri passi. Mi sembrava più un'azione un po' confusa, ecco, in qualche modo la Casertana è stata un po' sorpresa dallo sprint di Chiara Mateng e in qualche modo è riuscita a allontanare il pallone. Costa Ferrera è il numero uno, ci scrive Paolo da Corropoli. Allora, ci scrivono anche, Aia, torno da te. Se Vitturini era nervoso, Paci doveva sostituirlo, che in teoria potrebbe non essere sbagliato, ma con il senno del poi. Perché poi se ogni ammonito devi sostituirlo alla fine, ma magari ci sta anche nell'economia che un giocatore tu lo veda nervoso, ma era così nervoso a tal punto da non... è ammonito, quindi lo tolgo? Allora, Vitturini, ripeto, anche poco prima aveva rischiato, però, ed è stato semigraziato, però da un giocatore comunque, anche se ha solo 23 anni, con un certo bagaglio di esperienza, tu allenatore ti aspetti che sappia comunque dosare anche l'aggressività sul campo ed evitare certe situazioni e certi falli anche che non servono, soprattutto poi nella zona di campo in cui effettivamente è accaduto il fallo. Paci molto spesso in due o tre occasioni ha sostituito Viero a fine primo tempo perché era già ammonito, quindi anche quella è stato insomma un anticipo per evitare mali peggiori, insomma magari un'espulsione eventuale di Viero in altre gare. In questo caso eravamo al 41esimo del primo tempo quando poi Vitturini è stato espulso. Diciamo, immaginare togliere Vitturini alla fine del primo tempo magari poi sarebbe successo all'intervallo, però io credo più che un allenatore panchina si aspetta che un giocatore comunque di una certa esperienza, anche se alla fine d'età giovane, riesca a gestirsi sul campo. Eccolo qua, lo vediamo il secondo giallo a Vitturini, che praticamente a fine primo tempo ha lasciato la sua squadra in 10. Il problema adesso, Aia, e tra un po' rivedremo anche il rigore su Chiara Mateng, è che in vista di... c'è! Allora vediamo l'episodio di Chiara Mateng. Siete fantastici ragazzi, ve lo dico, davvero, siete straordinari. 2 minuti fa abbiamo detto il rigore e si sono rivisti tutta la partita. Eccolo qua. Allora, forse speriamo ci sia un replay. No, non c'è. E allora dobbiamo andare frame by frame, perché altrimenti così... è complicato, Andrea? Tra poco lo vedremo anche rielaborato, intanto abbiamo questo. Ok, riusciamo a rivederlo, Maurizio, frame by frame? Perché voglio un giudizio da te, Andrea. Ecco, allora, lo rivediamo in maniera un po' più... Chiara Mateng che praticamente sfrutta un pallone che è a metà strada tra i difensori e il portiere. Che la tocchi mi sembra assodato e quindi il rigore ci può essere. Sì. Il portiere il pallone non lo prende perché altrimenti non proseguirebbe nella sua corsa. L'intervento quantomeno è un danno procurato. Sì, perché lui comunque riesce ad anticipare il portiere che va sulla palla, però lui riesce con quello scatto felino ad anticiparlo e quindi poi il portiere non trova più la palla che voleva prendere. E ripeto, non è un intervento diciamo così falloso e la disperata, è bravissimo Chiara Mateng ad anticipare, a beffare i due difensori, a mettere il piede, a scansare la palla, anticipare il portiere stesso e poi gli finisce addosso. È un rigore che francamente si può dare. Poi magari riusciremo a rivederlo anche rielaborato questa sera. Ovviamente lo spazio alla Serie C è un po' più ampio perché abbiamo meno, eccolo qua, abbiamo meno partite di Serie D. Beh, a me questo sembra un anticipo netto. Cioè, Konaté protegge il pallone, però Chiara Mateng è bravo perché ci crede su un pallone e su cui probabilmente in pochi avrebbero creduto, tocca il pallone, lo sposta e il portiere manca totalmente l'intervento. Manca totalmente l'intervento, lui tocca il pallone, lo sposta e il portiere gli frana addosso. Ci sono pochi dubbi qui, assolutamente. Per me è calcio di rigore, anche abbastanza netto. Tant'è vero che c'è un giocatore che protesta, se lo rivedete è esatto così, è ancora più netto. Io non avevo visto l'inquadratura stretta, più stretta, però mi sembra abbastanza netto il calcio di rigore. Dicevamo, subito dopo arriva l'espulsione dei Piacentini. Pensa a te. Magari però, proprio sull'onda emotiva.
Però a questo punto per Teramo Potenza la difesa è un problema, perché Soprano non c'è, espulsi Vitturini e Piacentini. Peraltro Piacentini rosso diretto, quindi bisognerà vedere se sarà una giornata, perché potrebbe essere anche una giornata o due giornate. Sì, Soprano ha quel problema al calcagno che ha accusato nella gara contro il Monopoli, che quest'oggi insomma non gli ha consentito di partecipare alla gara, da vedere se sarà recuperabile, altrimenti avrà Diachité, avrà Trasciani e probabilmente dovrà contare su un arretramento di Costa Ferreira, pace ancora una volta, per colmare quella lacuna sulla parte destra della difesa. Di certo sarà una retroguardia. Guardine, e conoscendo il tecnico del Teramo, a cui la difesa, che tiene molto insomma alla fase difensiva e nella difesa nello specifico, cercando di cambiare il meno possibile, non è una buona notizia appunto per il tecnico biancorosso. Assolutamente. Oh, ragazzi, noi ci dobbiamo fermare perché sono le 8.02 per la pausa pubblicitaria, ma se vedete in piattaforma siamo collegati. Paci non è ancora arrivato, nel momento in cui dovesse arrivare, pronti a rientrare per ascoltare le parole del tecnico del Teramo. Pubblicità. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Torniamo a Caserta perché si sta sedendo il tecnico del Teramo, Massimo Paci. Dopo, lo ricordiamo, la sconfitta 2-0 contro la Caserta. Buonasera. Lo ascoltiamo. Allora, io ho visto... Mi sente? Mister, mi sente? Buonasera. Allora, io ho visto così la partita, no? Un risultato di 2-0 che punisce troppo severamente questo Teramo, che ha regalato il vantaggio agli avversari. Poi la squadra in doppia inferiorità numerica ha reagito, quindi sul piano caratteriale la reazione c'è stata, però un Teramo che non è stato incisivo in fase realizzativa, al cospetto dell'avversario che è riuscito a far gol. Ah, più o meno sì, devo commentare una sconfitta, accettiamo la sconfitta e quindi abbiamo perso. Adesso se vogliamo parlare di prestazione, io devo parlare di una buona prestazione, perché il primo tempo siamo partiti bene secondo me, fino all'espulsione la squadra ha prodotto gioco. Abbiamo creato un paio di occasioni per far gol, non ci siamo riusciti e eravamo in controllo della partita. Poi l'episodio dell'espulsione ha un po' cambiato i piani. Siamo rientrati in secondo tempo bene, perché non ho visto una squadra che giocava in 10 rispetto all'altra. Sembrava che comunque il Teramo avesse ancora il pallino del gioco in mano. E poi c'è stata la seconda espulsione, ma non è cambiato niente, perché la squadra ha continuato a giocare. E quindi mi trovo a commentare una sconfitta. Se abbiamo perso, comunque la Casertana ha meritato più di noi e l'accettiamo, andiamo avanti, e questo è il mio commento. Mister, buonasera, benvenuto in diretta all'Abruzzo del pallone. Te in stagione hai parlato parecchie volte di situazioni spesso negative legate ad episodi. Forse, giudizio personale, non so se sei d'accordo, oggi è davvero l'emblema di una partita decisa dagli episodi, in senso negativo. Per questa sera sì. È giusto così. Ah, sì, 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 perché portare a casa le partite a volte non è sempre sinonimo di giocare bene. E la Casertana, che è una squadra che gioca bene, secondo me, allenata da un bravo allenatore, è stata un po' fortunata. Perché oggi abbiamo concesso quell'episodio dell'espulsione e inevitabilmente la partita un po' è cambiata e quindi sono stati gli episodi che hanno fatto la differenza, negativo per noi. Rimane una buona prestazione, però alla fine non portiamo a casa niente, dobbiamo andare avanti. Se qualcosa di positivo c'è in questa domenica, mister, è la migliore prestazione esterna del Teramo tra le ultime prestazioni esterne, secondo me. Peccato che sia venuta fuori con una squadra in 10 e con tante ingenuità evitabilissime, no? È vero che paghiamo anche lo scotto di avere molti giovani in campo, ma insomma Trasciani si è fatto ammonire dopo pochi minuti e poi ha fatto anche un secondo fallo che poteva rischiare il rosso prima ancora di Vitturini, che ha fatto la stessa cosa. E poi c'è stato un infortunio di Costa Ferreira, però la squadra diciamo che oggi veramente ha poco da recriminare. Io
L'unica cosa che ti chiedo è che se il cambio di Costa Ferreira lo giustifico anche un po' forse dallo stato d'animo del ragazzo, giustificherei meno quello di Bombaggi, non fosse altro perché eravamo con un uomo in meno e se c'è una punizione che poi guarda caso è arrivata, insomma, come le calcia Bombaggi, le calciano in pochi. Perché questi cambi? Cosa hai provato in questi cambi? Lo so, è il senso, è il segno, è capito, però ci sta. Ma sì, ma guarda, è giusto. Ma no, ma sono contento che hai visto una bella partita da parte della squadra. Mi fa piacere perché sono contento che comunque c'è onestà da parte di chi guarda la squadra nel dire che ha fatto una delle migliori prestazioni. Sono partite storte che vanno così, è anche difficile per me commentarle. Però le devo commentare, le devo giustificare. E il cambio di Costa Ferreira non è stato un cambio perché per l'episodio del gol, assolutamente, è stato un cambio tattico perché soffrivamo l'uno contro uno in quel punto del campo. E il cambio di Bombaggi, hai ragione, se rimaneva in campo magari poteva darci una mano in qualsiasi situazione. È quello che un po' io nelle partite precedenti, quando alla domanda come mai non hai cambiato prima Bombaggi, rispondo sempre nella stessa maniera, perché tenerlo in campo potrebbe essere un valore aggiunto. Oggi, siccome avevamo l'espulsione e poi la doppia, avevo bisogno di gente che attaccasse la profondità, per quello c'è stato il cambio, perché Bombaggi incontro, Pinzauto incontro, non ne venivamo fuori. Con il cambio di Birligea e di Matenga, la squadra ha allungato e ha preso un rigore, perché era rigore, l'abbiamo rivisto tutti, e ha creato 2-3 calcio d'angoli, anche 9. E quindi è stato un cambio tecnico per ovviare a un problema di mancanza di profondità. Ecco mister, ma al di là degli episodi che ha commentato, degli errori eccetera, questa sconfitta ora quanto mina il morale della squadra? Teramo che scivola un po' anche in classifica, dal punto di vista del morale? Ma non deve minare assolutamente niente, nel senso che siamo una squadra giovane, siamo una squadra che sta giocando bene. Oggi è stata una partita storta per gli episodi, può capitare, non deve assolutamente cambiare il nostro punto di vista o la nostra valutazione. I ragazzi erano dispiaciuti, ma sanno che hanno fatto una buona partita nelle difficoltà. E quindi non mina assolutamente niente, perché stiamo vivendo un buon momento. Lo so che la sconfitta è sempre dura da digerire, però non ho visto una squadra in difficoltà in campo e quindi non mina assolutamente niente. Noi domani mattina ci alleniamo e prepariamo la prossima partita convinti che possiamo far bene e convinti che possiamo riprenderci quello che abbiamo un po' lasciato. Mister, due domande su alcuni singoli. La prima, se Birligea pensi che stia scalando le gerarchie in attacco, superando, mi sembra che abbia già superato Gerbi e possa superare anche Pinzauti. E la seconda, a Vitturini e Piacentini, se hai detto qualcosa, che cosa hai detto negli spogliatoi dopo il triplice fischio? Ma erano già abbastanza frustrati per conto loro, li ho visti abbastanza depressi e quindi non ho detto niente, perché poi a fine partita è meglio non parlare. Questo è gioco di squadra, si vince e si perde tutti insieme, continuo a professarlo dal primo giorno. Purtroppo gli errori in campo si commettono, ma non deve essere questa una scusante. Noi abbiamo provato in tutte le maniere a portare a casa il risultato anche nelle difficoltà e questo si è visto e quello è positivo. Quindi la sconfitta è negativa, lo sappiamo, però ci sono stati anche dei risvolti positivi in questa partita. Gli errori si commettono, li dobbiamo accettare in quanto siamo una squadra e dobbiamo andare avanti con lo spirito di squadra, perché per me è sempre la squadra che vince e sempre la squadra che perde. Quindi non hanno perso i singoli oggi, ma perso la squadra. E su Birligea? Birligea è entrato molto bene oggi, l'ultima partita a Palermo ha fatto bene, è un ragazzo che è cresciuto, sta crescendo molto e sono contento che sta qui con noi e quindi sì, sta scalando le gerarchie.
Mister, è vero che ha perso la squadra, però ha perso la squadra per delle stupidaggini dei singoli. Io faccio fuori Costa Ferreira perché nel calcio un errore di quel tipo capita. E quindi non è quello il problema, ma è molto più grave il fatto, ripeto, che due ragazzi, peraltro giovani, si siano fatti espellere, no? Perché io sono convinto che oggi a Caserta il Teramo in 11 la partita non l'avrebbe persa mai, proprio perché si vedeva che stavamo messi bene e stavamo bene. Quindi c'è un motivo che ti fa girare un po' le scatole, no? Magari adesso non dirai niente, ma domattina... No, Walter, io... dentro di me sto male per la sconfitta, perché io non riesco a digerire le sconfitte, mi fa male poi vedere i ragazzi lottare in quella maniera e perdere e tornare a casa a Teramo e non aver dato una gioia ai nostri tifosi ed essere tornati così, quindi mi fa male a me personalmente, però bisogna, però le devo accettare, perché comunque sono ragazzi nostri che stanno facendo bene, gli errori capitano e fanno parte del processo, fanno parte della nostra storia, non possiamo mettere le croci, perché mercoledì c'è un'altra partita e quindi dobbiamo rimanere calmi, equilibrati, supportare i ragazzi, non abbiamo alternative, perché sennò è troppo facile, quando si vince i ragazzi sono bravi, ragazzi, e quando si perde è colpa loro, no? Io sono allenatore e quindi in campo li mando io i ragazzi. Avresti sostituito alla fine del primo tempo Vitturini, o hai pensato di sostituirlo quando già aveva rischiato un secondo giallo prima dell'espulsione? Ma prima dell'espulsione avevo in mente, sì, perché lo vedevo un po' fuori tempo, avevo in mente, però non c'è stato un fallo stupido che poi prima dell'espulsione mi avesse fatto pensare alla sostituzione. Avevo in mente di sostituirlo, quello sì, però non ho avuto il tempo. Però ripeto, io non penso che sia un problema di Vitturini. Noi dobbiamo accettare questa sconfitta, andare a casa, lavorare per mercoledì, fare complimenti alla Casertana perché è stata un po' più fortunata di noi, ma ha qualcosa in più di noi ha fatto perché ha vinto, e niente, rimanere sereni, equilibrati e andare avanti come dei martelli. Grazie. Ecco mister, in conclusione, sì. Dai Giusy, l'ultima, vai. No, in conclusione volevo soltanto sottolineare una cosa importante, che oggi, questo sottolineiamolo però, perché oggi il Teramo ha giocato con una coppia di centrali difensivi giovanissima, un 2099, Trasciani e Piacentini. Tra l'altro Trasciani ha fatto anche molto... perché sono le 20:16, grazie ovviamente all'ufficio stampa della Teramo Calcio, al team manager Fabio Gatto, già fatto prima, anche alla disponibilità di Paci alle nostre domande. Ma qualcuno ha mai capito da inizio stagione qual è il gioco del Teramo? Non sono ironico, la fortuna di inizio stagione è finita da mesi, purtroppo. Oddio, non lo so, giro la considerazione ad Ania se riesce in 20 secondi a rispondere a questa domanda. Io non credo che sia né solo fortuna prima né solo sfiga adesso, perché prima abbiamo parlato di episodi, abbiamo visto del rigore, abbiamo visto di questo, quest'altro, è andato tutto storto oggi, è andato storto qualche altra volta, è andato bene qualche altra volta. In realtà spesso e volentieri, probabilmente, io ho sempre detto, la sensazione è che il Teramo prima arrivasse prima sul pallone rispetto a quanto non faccia oggi. Poi sarà vero, la preparazione, non lo so, non è neanche adesso starsi a mettere lì a vedere come, se la preparazione è stata giusta, sbagliata, però è inevitabile, si vede che il Teramo prima arrivava sul pallone, prima, adesso no. Sì, poi gli episodi alla fine io credo sempre che nell'arco di un campionato vadano a compensarsi quelli positivi e quelli negativi, quelli a favore e quelli a sfavore, quindi alla fine contano, lasciano il tempo che trovano, insomma. Il fatto che il Teramo magari inizio campionato trovava i gol dei centrocampisti con grande facilità, magari anche aiutato da una grande condizione fisica diversa da quella degli avversari, e quella brillantezza, adesso non stiamo ovviamente a dire se manca qualcosa dal punto di vista fisico, perché poi i dati analitici li ha lo staff tecnico, quindi noi possiamo fare considerazioni dall'esterno per quello che si vede, magari un po' di brillantezza in questa fase viene a mancare
diciamo adesso è conosciuto rispetto a invece a quanto non era conosciuto a inizio campionato da parte degli avversari, quindi non c'è più quell'effetto sorpresa che magari inizialmente il Teramo aveva. Un insieme di queste cose che rende di fatto il Teramo adesso un po' incapace nel trovare la via del gol, perché soprattutto questo è il problema del Teramo. Le reti incassate comunque sono poche rispetto insomma al girone. Mi pare che guarda, mi permetto di dire che rispetto del girone subisce il Teramo sono poche, perché anche oggi Lewandowski ha fatto un paio di parate, un palo, cioè questa squadra subisce tanto, non è così imperforabile come l'inizio della stagione. No, è vero, anche questo è vero, e credo che anche questo vada a pesare nella compattezza di squadra che di fatto un po' si è persa, un po' come una strada che è stata negli ultimi tre mesi, vuoi per una condizione fisica che magari non è più come prima, vuoi perché gli avversari conoscono meglio la formazione di Paci, vuoi perché Paci ha cambiato poco rispetto magari a quanto avrebbe dovuto, o comunque non ha dato grandi alternative rispetto all'inizio di campionato. Tutto questo facendo un miscuglio, un brodo da girare, rende il Teramo in questo momento un po' incapace di segnare e anche dire, ecco, purtroppo soffre spesso e volentieri il Teramo. Assolutamente sì. Ti ringrazio. Per chiudere, Andrea, sulla situazione del Teramo, ti giro anche una considerazione che ci ha scritto prima un amico da casa. Sì, volevo rispondere proprio a quel messaggio. Leggo tante critiche, critiche che elogi. Sì, ma infatti io volevo puntualizzare questo aspetto, che insomma noi dobbiamo cercare di analizzare quello che vediamo. Negli ultimi tre mesi, voi state vedendo che campionato pessimo sta facendo il Pescara, che ha un piede e tre quarti in Serie C. Però negli ultimi tre mesi il Pescara ha vinto più partite del Teramo, che sta facendo un altro tipo di campionato in Serie C. Se guardiamo la classifica, l'obiettivo fissato qualche settimana fa dal DS Federico comincia ad essere abbastanza distante. Il terzo posto, con il Bari che oggi ha riposato, è distante 8 punti. Io penso che il Teramo farà i playoff, ma ci sono 4 punti. Aspetta, è distante 8 punti, ma il Bari ha già riposato. Sì, ho detto, oggi ha riposato. No, dico, il Teramo deve ancora riposare. Il Teramo deve riposare. Potenzialmente a 11. Ecco, infatti ho detto, 8 punti e il Bari oggi ha riposato. Se guardiamo dietro, le squadre, il piazzamento dell'undicesimo posto è distante 4 punti. Quindi io ripeto, penso che il Teramo farà meriti di fare e farà i playoff. Però se in questo momento ci sono più critiche che elogi, è perché questa squadra ha vinto una partita in tre mesi, perché l'obiettivo che era stato fissato in corso d'opera dalla società è un obiettivo che si sta allontanando e si sta avvicinando l'uscita dalla zona playoff. Fa strano dirlo, ma se il Teramo continua così si avvicina sempre più all'uscita della zona playoff. Io penso che questo non avverrà. Ora c'è la partita col Potenza, che è una ghiotta occasione, anche se il Teramo con le piccole ha perso troppi punti per strada, ma ora è il momento di tornare a fare punti, a fare una prestazione convincente e a vincere. Però ripeto, se questa squadra ora prende più critiche che applausi, mentre all'inizio stagione prendeva soltanto applausi, è perché il rendimento, risultati in campo sono molto molto poveri rispetto a quello che era a inizio stagione. E continuando con questo trend, come dicevamo due mesi fa, attenzione, perché ora arrivano delle squadre che potrebbero sorpassare il Teramo. Ora è il caso di dire attenzione, perché se il Teramo continua così, da dietro si avvicinano. A breve, peraltro, c'è Juve Stabia Teramo. Juve Stabia ieri ha perso contro l'Avellino, ma se il Teramo continua a restare incagliato, bisogna prestare attenzione alla Juve Stabia, alla Virtus Francavilla e alle altre. Forse io ho visto un'altra partita, ci scrivo, nel primo tempo siamo stati inesistenti su 20 tiri. Nessuno ha centrato. Il Teramo ha giocato una bella partita sotto di un gol e di un uomo contro una squadra che veniva da 5 gol presi a Terni, e si vedeva nell'ultima mezz'ora che la Casertana aveva paura, perché è una squadra che prende gol, prende tanti gol, la peggior difesa, e aveva preso 5 gol a Terni, quindi era anche un po' traumatizzata
da tutto questo aspetto. Poi è diventata una partita tutto sul filo dei nervi, e il Teramo ha saputo fare la sua parte in quel contesto, ma doveva fare meglio prima, quando si era sullo 0-0 in condizioni di equilibrio. Lì si vede che il Teramo ora è una squadra complessivamente in difficoltà. Poi è diventata un'altra partita con la Casertana che si è spaventata paradossalmente, e il Teramo che ha giocato il tutto per tutto, complice l'innesto ottimo di Birligea, che ha fatto molto bene. Paci lo ha detto, sta scalando le gerarchie, ha confermato quella che era la tua domanda, Jacopo. E poi Kerem Ateng, certo, che è entrato molto bene anche lui e sarà preso anche quel rigore e poi non dato. Intanto ci scrivo: Grassadonia dovrebbe fare 33 punti per salvarsi, con questa squadra ci credo poco. Vedremo, vedremo, vedremo. Intanto venerdì poi si va a Frosinone, trasferta difficilissima. Fatemi salutare Ania. Ciao Ania, ci vediamo martedì. Ciao. Saremo alla vigilia di Teramo Potenza, quindi analizzeremo un po' il pre-gara, probabili formazioni e quant'altro. Ci vediamo martedì con Pro Teramo. Qui ci scrivo: sinceramente i playoff non li faremo. Grazie Ania per essere stata con noi. Noi apriamo la parentesi, la pagina ampia di Serie D. Stasera siamo andati un po' lunghi. Avevamo diluito la puntata un po' di più perché le partite ne erano di meno, ma come di solito mi capita, poi io ma è un po' lungo. Vediamo i risultati della classifica di Serie D, perché iniziamo con Castelnuovo Giulianova, il primo servizio. Tra poco sarà con noi anche Stefano Recanati e anche il direttore generale del Castelnuovo Emilio Capaldi. Castelnuovo Giulianova 5-1, Cizia Albalonga Priglia 0-0, Matese Rieti 0-0, Montegiorgio Agnonese 3-0, Massese Recanatese 2-0, rinviate Campobasso Pineto, Castelfidardo Fiuggi, Notaresco Atletico Porto Sant'Elpidio, Vasto Girardi Tolentino. La classifica, la classifica, Campobasso, riuscite a mettermi la classifica e il collegamento, così diamo la buona serata anche al direttore generale del Castelnuovo Emilio Capaldi, perché voglio vedere il suo volto, se è sorridente o no con i col fatto che è primo in classifica, 33 punti. Buonasera direttore. Sorriso. Buonasera a te Jacopo. Sorriso celato, però vediamo, rivediamo la classifica. Campobasso e Castelnuovo 33 punti, Maurizio. Eccola qua, Notaresco 29, Castelfidardo e Rieti 25 con la Cinzia Albalonga, 24 per Vasto Girardi e Vastese, 22 per la Recanatese, 21 per la Priglia, 18 per il Fiuggi, 17 per Montegiorgio e Pineto, 15 per il Tolentino, 11 per il Matese, 9 per il Giulianova, 3 punti per Atletico Porto Sant'Elpidio e Olimpia Agnonese. Direttore, contento, anche se le partite da recuperare per il Campobasso sono 2, anzi sono 3 con quella di oggi, però insomma è comunque un bel vedere stare lì su. Sì, fa sempre piacere. È chiaro che anche se la classifica è provvisoria, però è al girone di boa essere primi in classifica, con a me come alla la cittadina del Castelnuovo. Assolutamente sì, peraltro oggi in tutti i campi, anche a Castelnuovo, da ieri ci sono state problematiche relative alla neve, alla pulizia del campo. Diamo la buona serata anche a Stefano Recanati. Te hai spalato? No, non hai spalato, sei andato solo a vedere la partita. Dopo la pioggia di reti non ti è toccato neanche spalare. Vi facciamo vedere, allora andiamocela a vedere noi, perché voi l'avete vista la partita del direttore. Castelnuovo Giulianova 5-1, Stefano Recanati. Con mezzo girone ai box causa maltempo, la certezza si chiama ancora Castelnuovo Vomano. Infatti nelle scorse ore, grazie al connubio tra società neroverde e ai tifosi, si è riusciti a liberare dalla neve il manto sintetico del comunale, così da far disputare regolarmente la partita contro il Giulianova, che segna il giro di boa del campionato. La novità in casa Castelnuovo è Basilico, chiamato a far coppia con Loviso sulla mediana. Torna nell'11 titolare di Ruocco, mentre tocca ancora a Fagioli agire da terminale offensivo. Il Real Giulianova in emergenza per le assenze di Caso Danna e Demo Leon schiera subito dal primo minuto il nuovo arrivo Galli in difesa. A centrocampo c'è Battilana, mentre in avanti tocca la coppia Barlafante-Padovani. Dirige Luca Capriuolo di Bari. Il Castelnuovo prova nei primi minuti a scardinare la difesa ospite con lanci lunghi dalle retrovie, mentre il Giulianova con coraggio prova a creare dal basso. Al 17esimo giusta la decisione del direttore di gara di ammonire Fagioli, reo di voler deviare in rete con la mano un pallone proveniente dalla destra. Piove sul bagnetto in casa giallorossa quando, a causa di un contrasto di gioco, si fa male Padovani. Al suo posto entra Paudice.
prima della mezz'ora doppia occasione per il Giulianova, prima in Massetti a chiamare alla parata Natale, dal corner che ne scaturisce Galli, non inquadra lo specchio della porta, si fanno preferire ancora i giallorossi che dalla distanza provano a sbloccare il punteggio, ma il tiro di De Cerchio è a presa di Natale. Per la prima occasione locale, se così si può chiamare, dobbiamo aspettare il 37esimo, quando Fagioli dalla distanza prova a sorprendere Calzetta, ma il suo tiro finisce lontano dallo specchio della porta. Crescono i neroverdi, oggi in tenuta bianca, e al 40esimo è Loviso ha l'occasione per sbloccare il parziale, ma il tiro a botta sicura dalla distanza viene messa in angolo con intervento distinto di Calzetta. Ma il preludio al gol che arriva sul tramonto del primo tempo, fallo di Ferrini in area di rigore su Digidio e per capriuolo di Bari ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Dal dischetto Loviso insacca con una conclusione forte e a mezza altezza. Stessi 22 in campo ad inizio ripresa, che parte con un piglio diverso da parte dei padroni di casa che trovano all'ottavo minuto il gol del raddoppio. Azione personale di Emili, bravo a saltare in velocità la retroguardia giugliese e concludere sul secondo palo con la traiettoria che beffa Calzetta. Il Giulianova dalla tre quarti in su fa fatica a pungere, così il Castelnuovo fiuta l'occasione e al 20esimo va ancora in gol, sempre con Emili, rapido ad aggiustarsi la sfera e battere Calzetta con un tiro a giro. Girandola di cambi per entrambi gli allenatori, ma a rendersi pericoloso è ancora il Castelnuovo alla mezz'ora con Sbarbati, ma il suo colpo di testa è parato in tuffo dall'estremo ospite. Prima del 40esimo si rivedono gli ospiti con Forcini, che da solo in area di rigore non trova lo specchio della porta, e il preludio al meritato gol per il giallorossi, che arriva qualche istante più tardi con Barlafante, abile a districarsi in mezzo a un mucchio di maglie bianche a trafiggere Natale. Ma il Castelnuovo non è sazio e prima del fischio finale segna altre due reti. Il 4-1 arriva al 42esimo con Sbarbati, che lasciato solo in area di rigore batte con un colpo di testa l'incolpevole Calzetta, il quale deve capitolare per la quinta volta al 49esimo, quando c'è gioia anche per Bregasi, bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo dall'assist di Manari. Il Castelnuovo chiude così da capolista e alla prima esperienza Indy il girone d'andata, mentre Giulianova si porta a casa una prestazione che fa ben sperare per il proseguo del campionato. Sono partite difficili da giocare. Giulianova è una squadra, no, che è messa bene in campo, ti fa giocare male, e abbiamo fatto un primo tempo sporco, poi siamo stati fortunati in occasione del rigore che ci ha permesso di sbloccare la partita, e poi nel secondo tempo sicuramente abbiamo avuto qualche spazio in più, anche se abbiamo fatto anche meglio noi, abbiamo arrotondato il risultato. Però sinceramente è un 5-1 che il Giulianova non merita, perché si è battuto egregiamente fino alla fine, e mi dispiace per loro, ma sono contento per la mia squadra, perché sta cominciando ad avere una certa continuità. Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, è in dubbio questa cosa qui. Sicuramente non ci interessa il primo posto, è vero, ma ci interessa il fatto che questi ragazzi stanno credendo sempre di più nelle loro potenzialità, e ogni domenica, già sono 5-6 partite che fanno delle cose egregie, quindi noi interessa solamente quello. Noi viviamo di partita in partita, dobbiamo trarre il massimo da ogni gara, e quello che dico a loro è che dobbiamo continuare a essere cattivi e avere fame. Vabbè, il primo tempo ha tagliato le gambe, un rigore tutto da rivedere, però purtroppo c'è stato, è stato concesso e non si può tornare indietro. Alla fine del primo tempo, un primo tempo giocato bene, insomma, abbiamo tolto a loro le iniziative, siamo ripartiti quando potevamo farlo con molta incisività, abbiamo magari pressato in alcune occasioni loro davanti alla loro area di rigore, abbiamo anche avuto delle opportunità per andare a rete. Poi nel secondo tempo c'è stato subito il secondo gol, che presumo, per carità, non voglio togliere il merito a chi l'ha segnato, presumo sia un cross sbagliato, così è sembrato, non intenzionale. E comunque non abbiamo mollato, poi abbiamo continuato a giocare, abbiamo continuato a cercare di incidere, e soprattutto avevamo l'opportunità con Barlafante di fare il 2-1 di testa da solo davanti alla porta avversaria, che magari avrebbe di sicuro riaperto la partita. Però la prestazione dei miei fino alla fine, la differenza l'hanno fatta i 4 gol di differenza tra noi e loro, questo sì. Direttore, cattivi e avere fame.
ha detto Guido Di Fabio, quanto ci è oggettivamente vicino questa squadra? O ci siamo già all'obiettivo? Ma è una squadra umile, noi predichiamo quotidianamente l'umiltà di questa squadra e sa gli obiettivi che sono quelli che, essendo una matricola, dobbiamo fare più punti possibili e proviamo sempre ogni domenica a vincere, tant'è che, e colgo l'occasione per ringraziare i tifosi, i collaboratori che gravitano anche intorno alla società, che hanno permesso di giocare oggi, perché due giorni fa c'erano 15 centimetri di neve sul manto in sintetico del campo, quindi di gran lena la giornata di ieri, la mezza giornata di oggi, sono stati tolti metri cubi, centinaia di metri cubi di neve e portata via, se no era impossibile da giocare. Quindi innanzitutto volevo ringraziare queste persone. E questo è lo spirito che alimenta noi, che alimenta la squadra lo percepisce, lo staff anche, e quindi l'obiettivo è sempre quello di migliorarci, di far bene e ogni domenica provare a vincere. Quando ci si riesce siamo contenti. Andrea, una domanda per il direttore, perché io a memoria, insomma, una matricola che dopo il girone d'andata era in prima posizione, lo ripetiamo, il Campobasso ha ancora delle partite da recuperare, però io a memoria difficilmente avevo visto un impatto, peraltro il Casolino non è solo una matricola, è la prima volta nella sua storia che è in Serie D. Sì, non posso che ribadire ulteriormente i complimenti al direttore, tanto per l'organizzazione societaria, anche palesatasi quest'oggi con la capacità appunto di liberare il campo e di mantenere questa striscia immacolata, perché poi il Castelnuovo, io spero che il club non venga toccato dal Covid, ma anche per questo motivo, oltre che per l'ottima organizzazione societaria, finora il Castelnuovo le ha giocate tutte da calendario, è una squadra che ha le 17 partite fatte, tutte quante quelle che erano da calendario sono state giocate, ha 33 punti, dunque un ruolino di marcia davvero entusiasmante per una matricola. È chiaro che il Campobasso è primo col Castelnuovo e deve recuperare 3 partite, quindi virtualmente è saldamente in vetta a questo campionato, però il Castelnuovo sta facendo benissimo, sta continuando questo suo viaggio in parte a fari spenti, però quando poi sei in quelle posizioni comunque le attenzioni te le prendi naturalmente. L'auspicio è che la squadra possa proseguire in questo modo, e ci saranno dei test probanti già nelle prossime partite, perché arriverà il Fiuggi, che è una squadra comunque insidiosa, poi ci sarà il derby di Pineto contro un Pineto che vuole rilanciarsi, e quindi questi saranno ulteriori test per capire se questa squadra ha addirittura la stoffa, come finora ha dimostrato, per fare un campionato importante. Poi sono altre le squadre costruite per vincere il torneo: Campobasso, Notaresco, proprio il Pineto, la Recanatese, che invece sono in ritardo, però insomma è bello continuare a sognare per questa realtà che probabilmente sta ponendo le basi, magari vengo alla domanda direttore, per poter crescere ulteriormente nelle prossime stagioni, quando magari ci sarà un po' più di attenzione su di voi. Ma hai detto bene, Andrea, è una neopromossa, stiamo facendo benissimo, abbiamo dei progetti, abbiamo dei programmi, e dobbiamo ancora crescere, stiamo già cercando dei ragazzi per la stagione che verrà, stiamo già lavorando da pari passo in equilibrio tra la stagione di quest'anno e quella che sarà quest'altro anno, quindi ci stiamo muovendo. La prerogativa, però, ripeto, è un gruppo umile che sa come si fa, e noi cercheremo in tutte le maniere di non fargli mancare nulla, così è stato fino ad oggi, dimostrandogli quotidianamente che noi ci teniamo a loro, ci teniamo a rimanere più in alto possibile. E il fatto che siamo riusciti in un giorno e mezzo a liberare il manto in sintetico della neve, loro questo lo hanno apprezzato. Stamattina
sono venuti al campo a vedere come procedevano i lavori e noi gliel'abbiamo detto, noi arriviamo fino a qua, cercheremo di mettere il campo e il manto nelle migliori condizioni, poi il resto tocca a voi, e questo è stato. Direttore, le giro questa domanda che arriva da casa. Scusate, ma non c'è il divieto del pubblico per Covid? Perché a Castelnuovo c'era pubblico? Si sentiva pure e si vedeva gente. Io non c'ero, quindi le giro relata refero. No, ma assolutamente. Come da protocollo, essendo una tribuna piccola, non è dispersiva, perché se ci sono 20-30 persone, ma non c'è pubblico assolutamente. Purtroppo Castelnuovo merita la classifica che ha fatto, che riesce sempre a giocare da una piccola mano, così riesco a dare continuità. Che ne pensate? Un saluto Stefano, una domanda per il direttore. Sì, direttore, buonasera, ci rivediamo dopo la partita. Primi in classifica, anche una domanda un po' difficile, però c'è in questo primo scorcio di campionato, cioè nel girone di andata, una partita che vi fa recriminare, dove dite la volevamo vincere? Io una ce l'ho! Che recriminate per avere anche dei punti in più in classifica? A me, direttore, una in mente viene, di una decina di giorni fa, non so se è d'accordo. Ma la partita che mi ricordo con il Pineto, dove disputammo una partita di grande livello e a 3 minuti dalla fine l'abbiamo persa immeritatamente. Quella è la partita che ci ho più rammarico. Non quella col Porto Sant'Elpidio? No, la partita con il Pineto, dove i ragazzi fecero una partita straordinaria e voi c'eravate, quindi ve la ricordate come me, e quindi quella è la partita che recrimino, perché veramente meritavamo di vincere, invece di vincere l'abbiamo persa a 2 minuti, 3 minuti dalla fine. Una domanda ci chiedono al direttore del Castelnuovo: cosa pensa di Sbarbati, e adesso non diventa un problema per Fagioli? Le chiedono, direttore? No, io sono stato felicissimo per Sbarbati, perché ha un carattere particolare, si abbatte subito, e io ci parlo quotidianamente, lo spronato, lo farò ancora, e ho detto che lui ha la fiducia incondizionata o meno, quindi si deve stare tranquillo e quando avrà l'occasione di sfruttarla. Oggi l'ha sfruttata, però poi se gioca o meno è una cosa che compete al mister, non certamente a me. Però è un ragazzo che merita, perché secondo me è un ottimo giocatore, un'ottima persona e un buon centravanti di categoria, veramente a me piace tanto. Andrea, chiedere al direttore se è confermato che la partita Notaresco Porto Sant'Elpidio si giocherà martedì a Castelnuovo, e se sì, mi sembra anche una bella dimostrazione di buon vicinato, tenuto conto che siete due realtà confinanti, Notaresco Castellalto e quindi Castelnuovo, che comunque questo è un derby, c'è anche un po' di sana rivalità da campanile, però ci si può anche venire incontro quando serve, mi sembra una bella dimostrazione di buon vicinato tra i due club. Sì, ma voi mi conoscete, quindi a me ieri il presidente del Notaresco Di Giovanni mi ha chiesto la cortesia se potevano recuperare la partita che oggi non veniva disputato per il rinvio. Martedì Notaresco, io ho informato il presidente, bisogna fare così, il campanile lo lasciamo agli altri, un sano campanile va bene, però laddove c'è una difficoltà, tra l'altro sicuramente ed è ufficiale che giocano, e quindi in qualche maniera daremo possibilità anche domani di fare un allenamento, quindi da buon vicinato è giusto che sia così, perché oggi tocca a loro, domani potremmo aver bisogno noi. Assolutamente. Direttore, noi la salutiamo, la ringraziamo, intanto da casa qualcuno, oltre al rigore che tra un po' vedremo, qualcuno la rivorrebbe a Teramo. Una domanda provocatoria, me la passi, tra De Gidio, Fagioli, di chi è stato più contento di averlo
preso dal settore giovanile del Teramo, evidentemente su questi due ragazzi non ci si credeva tanto, di chi è più soddisfatto? Io quando sono stato a Teramo, con me in prima squadra il terzo portiere era Natale. È cresciuto tantissimo, è migliorato tanto, infatti non sembra che sia un 2001 fuori per questa categoria. Poi Fagioli è cresciuto molto, gli dico di migliorarsi sempre per ancora di più, e De Gidio non lo scopro io, perché a parte i gol che ha realizzato, ma dà una mano alla squadra, persone umili, e sicuramente faranno bene le fortune del Castelnuovo. Grazie direttore per essere stato con noi, grazie della disponibilità, grazie ovviamente al vostro ufficio stampa, Roberto Marchione, alla società. Grazie per essere stato in nostra compagnia e in bocca al lupo per il girone di ritorno. Crepi, buona serata anche a voi, grazie. Grazie, ciao, ciao direttore. Grazie al direttore generale del Castelnuovo Emilio Cabaldi. Stefano, alcuni dubbi ci arrivano da casa, sì, sul rigore, sì, 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 dato al Castelnuovo. Ecco, lo rivediamo, ce lo vuoi descrivere? Così poi passiamo alla parte giulianova della partita, perché abbiamo ovviamente parlato del Castelnuovo, poi ci dai anche un giudizio. Sì, c'è stato, vedi, in questo caso De Gidio arriva sul pallone, poi c'è l'intervento, sì, prima sul pallone, ma col piede a martello di un difensore del Giulianova, che poi comunque colpisce col proseguo della gamba in slancio. Riusciamo, Maurizio, ti chiedo la cortesia, se allora, possiamo rivedere. I dubbi c'erano in diretta, però il colpo si è sentito, lo abbiamo sentito tutti dalla tribuna. Ok. Guarda, mette il piede sul pallone, ma poi tocca lo stinco. Il direttore di gara era vicino. Allora, i dubbi c'erano, li abbiamo avuti tutti, però ripeto. Anche Bitetto ha detto rigore, lo vorrei rivedere. Andrea, tu che ne pensi? Ma è difficile. Secondo me De Cerchio è ingenuo, perché sì, interviene mettendo, cioè cercando di pettinare, come si dice in gergo, il pallone. Lì serve un contrasto più vigoroso. Lui arriva sul pallone, fa un contrasto vigoroso, l'altro giocatore va a terra, ma è palla piena. Invece è così, probabilmente il piede gli scivola sul pallone e lui finisce con la punta del piede per toccare lo stinco del giocatore avversario e lo manda a terra. Poi se Stefano, che era lì, ha sentito l'impatto, lo ha sentito e visto l'arbitro, sarà stato indotto a fischiare il fallo. Forse non è un rigore pulitissimo, però a me sembra ingenuo De Cerchio nel fare un tipo di azione che non si confà a quella zona del campo. Cioè tu dici, invece di andare con la pianta del piede sopra, esatto, il pallone, sì, vai con il piatto, vai con l'interno, vai a un contrasto. Vai con l'interno e prendi la palla piena e lì cerchi di spazzare. Poi e lì, se c'è il contrasto, non ti si può neanche dire niente. Invece probabilmente qui lui il piede gli scivola poi sulla caviglia, sullo stinco, e manda a terra il giocatore del Castelnuovo. Stefano, resta sì, che il Giulianova ha fatto una grande partita. Ecco, io volevo chiederti proprio questo, perché uno vede il risultato finale e pensa ad una partita totalmente a senso unico, invece poi se uno poi vede le immagini della partita, anche la cronologia, certo, delle reti, vede tutt'altro. Sì, vede tutt'altro, perché sicuramente c'è stata una partita di grande spessore da parte del Giulianova che è entrato in campo senza timore, ha iniziato a giocare, l'abbiamo raccontato anche in cronaca, palla a terra con grandi azioni anche dalle retrovie, sempre palla a terra, sempre cercando di sfondare, non lanciando la palla o non facendo come il Porto Sant'Elpidio, che si è chiusa dietro. No, Porto Sant'Elpidio che si è chiusa dietro, è venuto a Castelnuovo a giocare con tutti gli undici dietro la palla, e quindi Giulianova ha fatto una grande impressione. Se questo è il Giulianova che aveva anche delle assenze e con i nuovi che si riescono a inserire bene, secondo me farà subito a tirarsi fuori da quella situazione difficile. Assolutamente, peraltro era reduce da un successo in trasferta contro il Monte Giorgio. Chi ti ha colpito di più? Abbiamo visto Barlafante, che continua ad essere probabilmente il giocatore con più talento di questa rosa. Però mi ha fatto impressione anche Galli, che è appena arrivato, sì, che si è messo subito in difesa, ha fatto una buona partita, ma anche lo stesso Massetti, no, che conosciamo, che ha giocato bene, ex San Nicolò, quindi
È una squadra che secondo me ha tutte le carte in regola per tirarsi fuori anche nel breve periodo da quella situazione di difficoltà. Assolutamente, noi ovviamente ce lo auguriamo, anche se la situazione non è affatto semplice. Girone di ritorno che ricomincia con Castelnuovo Fiuggi. Castelnuovo Fiuggi, partita non semplice. Perché Fiuggi era nata per fare un buon campionato e non si ritrova nelle posizioni migliori, quindi sicuramente verrà a vendere cara la pelle. Senti, lo riconosci chi è in collegamento? Ahimè, sì. Diamo una buona serata a Paolo Renzetti, ciao Paolo! Ciao, buonasera. Buonasera. Perché ci andiamo a vedere il tuo servizio della formazione probabilmente più in forma di questo girone F, senza dubbio. La Vastese che batte la Recanatese 2-0, doppietta di un giocatore che quando è arrivato dicevamo ma questo... E invece Mamona 2-0, Paolo Renzetti, Vastese Recanatese. Terza vittoria consecutiva per la Vastese che supera per 2-0 la Recanatese grazie a una doppietta di Mamona, iniziando così ad assaporare un posto playoff con Fulvio D'Addario in panchina e Biancorossi hanno un ruolino di marcia da promozione, anche se il pensiero è solo alla gara di domenica prossima con il Rieti. Subito emozioni in avvio al secondo per attaccante ospite in area abruzzese, conclude mettendo il pallone sopra la traversa sul capovolgimento di fronte, uscita con i pugni di De Chirico, con Mamona che poi non trova lo spazio giusto per la conclusione. Si gioca su un campo appesantito dalla neve spalata a tempo di record in mattinata, ma le due squadre non sembrano risentirne. Al 14esimo sembra fatta invece per il vantaggio locale con Di Prisco che in area mira all'angolino trovando la prodigiosa risposta di De Chirico. Gara godibile all'Aragona con batti e ribatti e con i marchigiani che si vedono al 22esimo con una punizione di Senigallesi dei 35 metri che spedisce il pallone di poco sopra la traversa. Resta così lo 0-0 fino al 40esimo, quando al termine di un'azione rocambolesca la palla arriva a Mamona che con un tocco felino mette alle spalle del portiere ospite per l'1-0 abruzzese. Fa festa l'attaccante della Vastese che regala il vantaggio di metà gara alla sua squadra. Nella ripresa buon avvio della squadra del tecnico D'Addario con Martinez che al settimo scalda i guantoni a De Chirico. Non vuole speculare sul minimo vantaggio la squadra abruzzese che attacca anche se con raziocinio. Al 21esimo proteste ospiti per un'azione in area aragonese e la caduta del neoentrato Titone che chiede il rigore con il direttore di gara Palumbo Di Bari che con ampi gesti lascia proseguire. La Recanatese alza il baricentro del gioco con Pera che al 26esimo ci prova su punizione trovando la bella risposta di Di Rienzo. Il match resta in bilico anche se poi al 33esimo i marchigiani restano in 10 per il rosso diretto a Candidi per un fallo su Di Prisco. Squadra di Giampaolo in 10 ma che aumenta il volume di gioco alla ricerca del pareggio con la Vastese che invece trova al 92esimo la rete del raddoppio ancora con Mamona che regala nella più classica delle azioni di contropiede il gol del 2-0 alla sua formazione e una vittoria di platino. La Vastese ci crede, i playoff sono vicini e domenica prossima si preannuncia un'altra battaglia sempre all'Aragona con il Rieti. Ma i risultati certamente insomma qualcosa abbiamo fatto, però dobbiamo crescere e dobbiamo continuare a non a pensare a quello che si fa quotidianamente e quindi quello che si fa vuol dire lavoro, vuol dire aiutarsi in campo come stanno facendo, vuol dire lottare su ogni pallone e soffrire. Oggi abbiamo sofferto per mezz'ora perché ci poteva stare anche un gol da parte loro con un errore, con una palla respinta male e quindi dobbiamo essere sempre presenti e nello stesso tempo dobbiamo accettare le situazioni di campo. Ci sono momenti in cui c'è sofferenza e bisogna sacrificarsi, c'è momenti in cui bisogna spingere e bisogna esaltarsi e andare a far rete. Oggi nella mezz'ora finale abbiamo sofferto, però ci siamo compattati e uniti, ci hanno tirato poche volte in porta. Si chiude il girone d'andata, questo passo, il passo della Vastese delle ultime settimane, un passo da playoff. Ma questo non lo so se è un passo da playoff o un passo meno incisivo. Il passo della Vastese deve essere un passo costante dove non ci dobbiamo esaltare, non ci dobbiamo deprimere. Ci sono momenti in cui
bisogna essere spregiudicati, momenti in cui bisogna tirare i remi in barca. Devo dire che il passo della Vastese è tutto da scoprire, anch'io non riesco a capire dove e come questa squadra potrà esprimersi, quindi navigo a vista. Se ci sono le onde non vedo, se non ci sono le onde ed è un po' piatto vedo un po' più lungo, ma non vedo orizzonti davanti a me, perché il calcio mi insegna di guardare sempre vicino e mai lontano. Che loro sono stati molto bravi sul primo tempo, ci può stare, no? Perché non ci deve stare, solo che arrivavano spesso sulle prime palle, sono stati molto più fisici, noi abbiamo tenuto poco palle in avanti, per cui non riuscivamo a far salire la squadra. Alla fine, bene o male, hai preso quel gol lì che ti ha un po' spezzato le gambe. Poi il secondo tempo penso che la squadra sia uscita, ha avuto più coraggio, però poi non siamo riusciti a pareggiarla. Poi c'è stato il secondo gol che c'è stato un errore, ma più che altro di stanchezza da parte di Gomez. Dispiace, perché non dico che abbiamo regalato il primo tempo, però l'approccio non è stato importante, abbiamo perso quasi tutti i duelli. Loro secondo me sono anche abituati a giocare su questo campo, questo non vuole essere un alibi, però dovevamo essere più attenti, vincere più contrasti, più sulle seconde palle, l'avevamo preparata anche così perché non si poteva giocare. Poi chi fa gol per primo è vantaggiato, perché poi le squadre si chiudono, è difficile trovare gli spazi. Pazienza, andiamo avanti, mercoledì ci aspetta un'altra partita importante. Paolo, allora, il traguardo playoff a questo... Allora, ci scrivo, altro che Antonio Conte, Fulvio D'Addario è il valore aggiunto. Perché a questo punto, vediamo la classifica, te hai detto bene, il traguardo playoff è... potenzialmente si tappino le orecchie a Vasto, è giusto che non ascoltino, ma noi giornalisticamente dobbiamo fare un'analisi. Ragazzi, questa è una squadra, sta facendo una rincorsa pazzesca, sei d'accordo? Sì, 7 risultati utili consecutivi, Jacopo, 3 vittorie di fila, se aggiungiamo anche il punto di penalizzazione, senza quel punto di penalizzazione la Vastese sarebbe ancora più avanti in classifica. Io credo che, insomma, a questo punto l'obiettivo più o meno dichiarato sia quello dei playoff, e questa squadra, la squadra di D'Addario, la squadra dell'ultimo mese e mezzo, è una squadra che credo possa puntare decisamente ad un piazzamento nella parte nobile della classifica, perché questa è un'altra squadra rispetto a quella di quando c'era Massimo Silva sulla panchina dei biancorossi, ma senza nulla togliere. In che cosa, Paolo, secondo te è diversa la Vastese? Beh, ci sono giocatori che prima non c'erano, è stato fatto un mercato direi intelligente, perché sono arrivati dei giocatori che forse sono più funzionali al progetto rispetto a quelli che c'erano prima. Due nomi su tutti, Martinez e Mamona, e che sono i giocatori che, insomma, Mamona ha segnato oggi una doppietta, Martinez aveva segnato 2-3 gol nelle ultime partite, insomma sono quei giocatori che stanno facendo fare un po' il salto di qualità alla squadra. È stato fatto un mercato positivo, perché è stata migliorata la rosa, sono stati mandati via dei calciatori che probabilmente non si erano ben adattati né alla piazza né al gioco di Silva prima e di D'Addario dopo, e sono arrivati invece dei calciatori che stanno facendo bene, stanno facendo la differenza. Oggi abbiamo visto questo ragazzo che conoscevamo poco, abbiamo apprezzato nelle settimane passate Martinez, abbiamo visto anche oggi con un paio di interventi un ottimo portiere come Di Rienzo, Diallo, ci sono insomma dei giocatori che credo stiano facendo fare alla Vastese quel salto di qualità che in tanti si aspettavano. Diciamo che il mercato invernale è stato un mercato azzeccato, almeno a giudicare dagli ultimi risultati. Assolutamente sì. Intanto ci scrivono se è confermato il recupero del Notaresco a Castelnuovo martedì. Oh, peraltro Paolo, visto che ovviamente ti scrivono domenica torni all'Aragona, ti chiamano già, giustamente direi. Non decido io sono un umile esecutore. Un umile esecutore. Allora vogliamo fare le convocazioni live?
È previsto Paolo Renzetti all'Aragona? Certo. Così sono contenti. Sei contento, Paolo? Sì, sì, beh certo, a Basto diciamo, insomma, siamo quasi di casa, quindi da questo punto certo. di vista. Peraltro, visto che prima ne abbiamo parlato e volevo anche l'ausilio di Paolo, siccome prima abbiamo detto ottima l'organizzazione del Castelnuovo a liberare il campo, facciamo i complimenti anche alla Vastese perché, diciamoci la verità, questa mattina se aveste visto come era ridotto lo stadio Aragona era totalmente imbiancato. Tant'è vero che c'è stato a un certo punto il dubbio che la partita non si giocasse. E infatti, Paolo, possiamo svelare questo retroscena. Grande Paolo, ospite a casa mia per pranzo. Ti invitano anche a pranzo, pensa te. Grazie. Possiamo dirlo, c'è stato un giro di telefonate, messaggi, sms, perché la partita era a rischio. Invece poi, intorno a che ora si è avuto il via libera, Paolo? Beh, poco prima delle 12.30, noi fino a quell'ora diciamo eravamo nel dubbio se partire o meno per Vasto, però diciamo che una volta sgomberato il campo dalla neve per buona parte, insomma, si era capito che probabilmente la partita si sarebbe giocata e credo vadano fatti complimenti agli uomini dello staff della società biancorossa, del presidente Bolami, che davvero a tempo di record sono riusciti a liberare il campo dalla neve, campo che poi ha retto bene direi, perché era sì appesantito ma è riuscito comunque questo campo a drenare abbastanza il fango e l'acqua che era sotto la neve. La partita poi si è giocata regolarmente, ovviamente su un campo pesante, ma comunque un campo in cui si poteva giocare in maniera regolare una partita. Assolutamente, intanto ci scrivo, speriamo l'anno prossimo in Serie C Pescara, Teramo e Vastese. Noi ci auguriamo per Teramo e Vastese, per il Pescara speriamo di no. La Recanatese si è lamentata del campo dopo una nottata di neve salata due ore prima, che si doveva fare asciugare il campo con il foro. È esattamente quello che dicevamo anche noi. Come l'hai vista la Recanatese, Paolo, un po' per entrare nell'alveo? Perché te hai fatto una domanda anche e poi non abbiamo proposto a Federico Giampaolo. La Recanatese è una di quelle squadre che è stata ferma tanto tempo. Sì, è una squadra che è stata ferma tanto tempo. Credo che debba recuperare qualcosa come 4-5 partite. Quindi diciamo che abbiamo perso il conto di quante gare debba recuperare la squadra di Federico Giampaolo. Però Giampaolo non poneva tanto il problema dei recuperi, del fatto di giocare ormai da qui a qualche settimana, di giocare praticamente ogni tre giorni. Parlava invece di un approccio mentale alla gara di oggi non positivo e di una questione di testa più che di gambe, quindi diciamo traspariva la delusione del tecnico per una prova probabilmente, anzi sicuramente, al di sotto di quelle che erano le aspettative, perché lo dicevate voi anche prima parlando del Castelnuovo, la Recanatese era ed è una delle squadre sulla carta più attrezzate per la vittoria del campionato, però questa è una stagione particolare e la squadra marchigiana è stata forse tra le più colpite da questa emergenza, da questa epidemia, perché quando non giochi per un mese e mezzo poi ritrovare il ritmo partita non è semplice, e credo che comunque Pera e compagni stiano pagando proprio il fatto di essere rimasti ai box per tanto troppo tempo, e questo è un fatto sicuramente negativo, perché restare fermi per tante settimane ti comporta anche un calo, credo, diciamo, di concentrazione, quindi certo. gambe pesanti, ma anche concentrazione che viene un po' meno, però oggi effettivamente la Recanatese non mi ha fatto una grandissima impressione, ed è quello anche che ha detto Giampaolo al 91esimo. Intanto hanno scritto, adesso non solo ti hanno invitato per pranzo, adesso anche il menù, brodetto di pesce c'era scritto per Paolo Renzetti insieme ai tre punti. Ora non so se i tre allora punti sono quelli di oggi o quelli che dovrai conquistare. Vediamo, facciamo il possibile pure per domenica, ovviamente. Paolo, ti chiedo un tuo giudizio su Franzese.
Ma oggi si è visto poco, sinceramente, si è visto poco, però è un giocatore che ha, diciamo, che ha fatto intravedere di avere dei numeri e delle qualità. Oggi probabilmente non era forse la gara migliore per questo tipo di giocatore, però io credo che Francese sarà sicuramente un giocatore utile, molto utile alla Vastese. Oggi però, diciamo, non è stato, diciamo, il migliore tra i biancorossi. Ci scrivono: Renzetti è un talismano meglio di Padoin. Confermi, Andrea, te che insomma di Padoin io non ho grande conoscenza, però te magari su Padoin è un talismano. A giudicare dagli ultimi risultati del Pescara, insomma, più per parte aragonese talismano che per parte biancazzurra. A targhe alterne. A targhe alterne. Obodo in crescita, confermi Paolo, Obodo in crescita. A me piace tantissimo Diarra. Sì, Obodo e Diarra sono giocatori che abbinano tecnica e forza fisica. Oggi ho visto bene, anche molto bene, Diarra. Sono dei giocatori che, insomma, in questa categoria riescono a lasciare il segno quando sono in giornata. Quindi Obodo e Diarra sono giocatori importanti, come lo stesso Martinez, che oggi è andato pure vicino al gol. Insomma, la Vastese adesso è una squadra che può mirare in alto. Peccato per dei punti persi nella prima parte di stagione, perché probabilmente la squadra del presidente Bolami si poteva trovare in una posizione di classifica ancora migliore, direi a ridosso delle primissime. Vediamo il prossimo turno, poi Paolo ti faremo sapere l'indirizzo di chi ti ha invitato a pranzo. Certo. La storia del brodetto di pesce più o meno a sensazione a naso, ho capito chi è. Però anch'io. Vediamo... però devi fare la fila. Devi fare la fila. Campobasso, io posso dire di aver già usufruito, però per il bis c'è sempre tempo. Problema che adesso siamo in zona rossa. Volevo dire a quello che ha invitato Paolo Renzetti a pranzo, a ti sciambatemo, e anche questo credo che so chi lo abbia mandato il messaggio. Prossimo turno, dai ragazzi, fatemi vedere il prossimo turno, che sono le 21.06 e devo chiudere. Campobasso chiaramente sempre al netto dei rinvii, se ci sono rinvii voi fermatemi e ditemi questa non si gioca, perché io dico la verità. Campobasso Aprilia, Castelfiardo Montegiorgio, Castelnuovo Fiuggi, Cinzia Balonga Recanatese, Matese Agnonese, Nutaresco Pineto, Tolentino Atletico Porto Sant'Elpidio, Vastese Rieti e Vasto Girardi Giulia Nova. Questo sarà la prima giornata del girone di ritorno, perché è vero che abbiamo girato il girone di andata, ma quante ne mancano di partite? Tante, Dio solo lo sa. Tante. Dio solo lo sa. Va bene, siamo in chiusura. Ragazzi, io vi ringrazio, grazie a Stefano. Grazie a tutti. Grazie Paolo. Grazie a voi. Jacopo deve chiudere perché c'è l'Inter. Ma veramente l'Inter è iniziata da una ventina di minuti. Peraltro ce l'ho lì su quel monitor. Ho visto prima un tiro di Lautaro Martinez che ha rischiato di farmi venire. Ma perché giocano con i nomi cinesi? Giocano con i nomi cinesi, lo so. Secondo me c'è è una vergogna. Qualche messaggio tipo in codice. Pagateci. Grazie a Paolo Renzetti, ti ritroviamo venerdì per Frosinone Pescara. Sì. Esordio di Grassadonia. Di Grassadonia, esatto. Speriamo, incrociamo le dita. Grazie a Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Grazie anche a Dania Cantagalli che è stata con noi, che ritroveremo martedì. Fatemi fare davvero un ringraziamento, oltre che alla parte giornalistica, anche a Maurizio Daguin in regia, a Claudio Di Giacomo, Loris Bennato, a Karim Finotti, a Samuele Mucci. Davvero siete una squadra fantastica, ragazzi. E noi ci vediamo domenica prossima, 19.30, l'Abruzzo del Pallone, su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.